Climatfest 2023. Siamo qui in presenza di Irene dell'associazione Extinction Rebellion, un movimento. Ok, è la prima volta che partecipate alla Climatfest? No, ormai sono un po' di anni che Extinction Rebellion partecipa al Climatfest e quest'anno appunto siamo tornate e tornati per presentare un po' quelli che sono i contenuti e le richieste che caratterizzano il nostro movimento. E il nostro appunto è un movimento per la giustizia climatica e in realtà è basato non solo in Italia ma anche in Europa e fuori dall'Europa, perché appunto è un movimento internazionale. E tra le nostre richieste chiaramente c'è quello di dirette al governo proprio per quanto riguarda la riduzione dei combustibili fossili e la riduzione dei gas climalteranti e del finanziamento a queste compagnie che appunto estraggono fonti energetiche dal sottosuolo, ma quello che appunto ci caratterizza è quello di avere proprio una visione altra della società in cui c'è una reale riconnessione con la natura, il rispetto di quest'ultima e chiaramente, data la situazione di crisi ecoclimatica che stiamo attraversando, di agire con formule nuove, con strumenti nuovi a questa appunto situazione di emergenza. Quindi cosa presenterete quest'oggi al pubblico che arriverà? Allora, stamattina siamo partite con un'attività di ascolto attivo per chiederci a vicenda come ci fa sentire la crisi che stiamo attraversando. E quindi c'è un'attività di ice breaking che vuole appunto creare un po' di team building tra le persone che fanno parte del movimento, che sono presenti qui oggi, e le persone che incuriosite si uniscono a noi. E seguirà poi una presentazione che invece è legata alla filosofia della non violenza, le azioni dirette non violente, che sono appunto la strategia che noi adottiamo per le nostre azioni e che fanno parte proprio della nostra filosofia come movimento. E poi ci sarà un momento più chill dove abbiamo appunto l'aperitivo e attività diciamo più ludiche, più canore. E poi per chi volesse sostenerci ci sono un po' di bag con le immagini appunto che ci caratterizzano come movimento, che mettiamo a disposizione per le quali chiediamo un'offerta libera. Ci vuole mostrare una sua bag, qualcosa in particolare? Qua abbiamo un po' le nostre borse. E qui chiaramente invece ci sono un po' di rimandi a quello che è il nostro logo, che è appunto la clessidra, che ci ricorda appunto che c'è poco tempo per sistemare le cose o quantomeno per mitigare gli effetti della crisi climatica. E qui appunto ci sono sempre le bag. E poi più avanti abbiamo un rimando in questa locandina che vi mostro alla campagna che stiamo sviluppando, su cui stiamo diciamo ormai da quest'anno come Extinction Rebellion Milano, anche se a questa campagna sono unite anche Extinction Rebellion Bologna e Torino, e si chiama Dire la Verità. Consiste appunto nello sviluppare una serie di azioni direttamente alla RAI. La richiesta è quella di smettere di utilizzare termini che, per usare un eufemismo, tendono a minimizzare la crisi climatica, derubricandola solo come maltempo, ma chiediamo anche molto di più. Intanto che venga istituito un bollettino in tutti i telegiornali regionali che ci informino ogni giorno di quello che è l'inquinamento dell'aria, di quella che è appunto la situazione anche per quanto riguarda la siccità, il rischio frane, alluvioni nei nostri territori. Inoltre chiediamo alla RAI che renda pubbliche quelle che sono gli inserzionisti, i loro inserzionisti, e che rinuncia a quelli che sono appunto le compagnie che si occupano di estrazione delle risorse di energia fossile appunto. E infine, ed è una cosa che stiamo già sviluppando con quello che è il mondo della stampa, che si crei un comitato di giornalisti e giornaliste che ricevano effettivamente una formazione, un training per parlare in maniera adeguata e scientificamente corretta della crisi ecoclimatica. Perché chiaramente non possiamo attrezzarci al meglio per affrontare questa crisi se non siamo tutte e tutte realmente informate su come stanno andando le cose.
E quindi per scoprirci meglio parleremo anche proprio di questa campagna. Domani alle 16 abbiamo una presentazione più generica del movimento. Con la speranza che questa sfida arrivi all'obiettivo finale, io ti auguro un buon Climate Fest.